in termini della questione. Voi sapete dunque che la nostra posizione nei confronti dell'Europa è sempre stata critica e mano a mano che incappiamo in vicende che sono conseguenziali all'impianto europeo non possiamo che ribadire la posizione e denunciare ogni elemento di fatto. Conoscete la nostra posizione sulle quote latte? Allora, oggi si ripropone pari pari per la questione agricoltura e la questione vigneti quello che è stata la triste vicenda delle quote latte. Noi non siamo ancora o non abbiamo ancora capito le motivazioni per cui il sistema agricolo italiano si è voluto legare le mani. Si è negoziato, per esempio, che si può produrre solo quantitativi contingentati di prodotti agricoli. E per farvi un paragone diciamo, quantitativo, ogni 2 litri di latte che noi consumiamo in Italia, un litro è importato, perché noi non possiamo produrre latte. Le nostre quote latte sono esattamente il 50% del consumo italiano. Immaginate cosa significa per la bilancia del Parlamento e i danni per la zootecnia di chi produce oltre quota che deve anche pagare sanzioni. Siamo incappati in questa vicenda dove pari pari anche nel sistema vitivinicolo si sono negoziate quote. Voi sapete che le quote latte per esempio erano detenute da istituti bancari, da istituti assicurativi, perché erano diritti negoziabili al pari di qualsiasi altra forma di diritto. Per le quote vigneto, quote di impianto. I diritti di impianto di nuove produzioni DOC, i diritti si sono negoziati esattamente la stessa maniera. È successo pertanto che agricoltori trentini abbiano, per necessità di produzione, abbiano dovuto acquistare non solo quote dismesse all'interno del sistema provinciale, ma questo sistema di come ripeto, negoziazione o possibilità di acquisto a livello nazionale, e qua si aprirebbe una parentesi. Se vogliamo proteggere le produzioni, e soprattutto le produzioni di OP o DOC, è corretto espiantare un plafond di terreni, quote, vite pregiate in qualsiasi regione d'Italia per portarle in un'altra regione che poi dovrà essere coltivata magari ai limiti delle zone di OP o di OC. Questo è un punto aperto che resta aperto, no. Però così funziona. E adesso ci troviamo di fronte a questo episodio spiacevole successo in Trentino, dove una serie di imprenditori trentini, in buona fede, garantiti dalla provincia, hanno acquistato quote che poi i sistemi di accertamenti hanno verificato essere false, prodotte illegali, cioè messe sul mercato in modo illegale, e da lì una serie di conseguenze. Io lascio ai miei colleghi che l'hanno già evidenziata con una prima interrogazione del giugno scorso, mi pare, in un consiglio provinciale, che hanno approfondito nel dettaglio la questione. Va bene. Allora, il senatore Divina ha costruito il quadro nazionale ed internazionale per quanto riguarda il contesto europeo. Sappiamo bene che le quote hanno generato un sistema di illeciti. Noi in questo momento andiamo a verificare un sistema di illeciti che è nato all'interno di questa provincia. Ci domandiamo come mai, ma ci domandiamo soprattutto come mai la provincia è venuta meno al suo ruolo di vigilanza che gli ha assegnato la legge. Perché all'interno di questa vigilanza sulle quote, qui è declinata in ambito provinciale con delle precise responsabilità in capo alla provincia. E andiamo a vedere cosa è successo. E nel 2000 alcune aziende hanno, del Trentino, in particolare ci riferiamo ai soci della cantina di Aldeno, decidettero di fare nuovi impianti, trasformazione da aree di frutticoltura, quindi mela, a vigneto.
Allora, che cosa deve fare un soggetto? Deve andare a vedere se ci sono quote disponibili di impianto. Allora, in una prima battuta le varie persone si recarono presso il servizio vigilanza della provincia autonoma di Trento e questo servizio mise a disposizione un elenco, come giusto che sia, dicendo: guardate, in provincia di Trento ci sono questi diritti di impianto disponibili, i signori sono questi, andate a prendere contatto. Quindi ci furono delle trattative, come avviene in qualsiasi, diciamo, negoziazione diretta, e finita la trattativa dal punto di vista economico, le persone interessate, quindi il soggetto venditore e il soggetto compratore, si sono recate presso l'ufficio di vigilanza della provincia e hanno portato i documenti che sono previsti qui, li trovate poi sull'interrogazione, e la questione si è chiusa, quindi abbiamo avuto un trasferimento di diritti. Siccome però i soggetti, i compratori, le aziende agricole che dovevano comprare, avevano bisogno di ulteriori diritti di impianto perché si era avviata una prima fase. Allora, queste stesse persone si sono recate di nuovo presso il servizio vigilanza attività agricole della provincia e chiedendo di avere a disposizione il famoso elenco che dovrebbe essere lì, perché ci deve essere una riserva provinciale che è costituita da diritti che sono in vendita da parte dei privati, una riserva provinciale dove affluiscono tutti quei diritti che per qualsiasi motivo, poi lo dirà la nostra collega Giuliani, magari uno fa una casa a 2000 metri, non li utilizza più perché ha fatto dentro la casa, questi vanno a confluire nella riserva provinciale. Si fa una strada in area di vigneto, quella strada ha un diritto, pertanto se non viene esercitato va a finire nella riserva provinciale. Si fa una scuola in area di vigneto, succede la stessa cosa, cioè il terreno porta con sé un diritto che, se non negoziato, chiaramente va a confluire in questa riserva, si dice regionale ma non ce l'abbiamo provinciale. Bene, cosa succede in questa seconda battuta? Che le persone non gli viene dato un elenco, gli si dice: andate a parlare col presidente della vostra cantina. Bene, le persone sono andate, il presidente della cantina ha detto sì, io sono in grado di fornire queste quote, e le persone hanno acquistato parecchie quote, ad esempio solo un soggetto ne ha 12.800 metri quadri, hanno acquistato dal presidente della cantina con bonifico regolare a lui intestato queste quote. Va bene, poi la provincia rilascia l'attestato obbligatorio per legge, che praticamente è l'attestato di efficacia dei diritti, perché i diritti possono essere utilizzati, quindi le viti impiantate e la raccolta autorizzata ad essere messa in commercio, bisogna avere questo attestato. Regolarmente la provincia dice si attesta l'efficacia dei diritti rilasciati provenienti dalla provincia di Bari. Già uno dice: ma a Trento non ce n'erano diritti? No, comunque questi venivano dalla provincia di Bari, questi venduti, commercializzati dal presidente della cantina di Aldeo. Queste stesse persone vennero poi chiamate dai carabinieri e furono informati che era in corso una indagine che aveva dato conto, qui ci sono tutti gli atti, vedete, che aveva dato conto del fatto che vi era un commercio illecito di quote false, di diritti di impianto, e fra queste quote false vi erano anche quelle che questi signori avevano comprato dal presidente della cantina di Aldeno, su indirizzo della provincia di Trento, perché non è che ci sono andati per caso, il servizio di vigilanza ha indirizzato lì queste persone. Ebbene, allora queste persone poi nel tempo, vi parlo del 2001, hanno cominciato a chiedersi: ma adesso cosa facciamo con questi diritti? Tanto loro hanno piantato le viti, fatto la vendemmia, commercializzato l'uva, e quindi insomma sostanzialmente, pur sapendo che era pendente tutta questa situazione, loro dicevano: beh, noi comunque le quote le abbiamo pagate, la provincia l'ha testato, l'ha rilasciato, riteniamo di essere a posto. Cosa succede? Passano 10 anni, guarda caso un tempismo straordinario, passano 10 anni e la provincia di Trento chiede, autorità di vigilanza in questo caso, chiede a questi soggetti di comprare nuovamente queste quote, perché dice: cari signori, voi avete comprato le quote false, se adesso volete mantenervi il vigneto dovete comprare le quote un'altra volta, quando la provincia aveva certificato ella stessa che le quote erano giuste. Allora, noi abbiamo due questioni aperte. Intanto, il ruolo di garanzia ha svolto la provincia rispetto al fatto di aver rilasciato questi attestati che dovevano, diciamo, dare conto di una correttezza
rispetto all'acquisto di questi diritti di impianto. E la seconda domanda è: ma non ce n'erano più diritti di impianto nella riserva del Trentino da poter comprare da parte di queste aziende, tenuto conto che almeno uno di questi soggetti ha detto che nel precedente elenco che aveva visto ve ne erano molte? Come mai sono stati indirizzati su acquisti provenienti dalla provincia di Bari, fra il resto illeciti? Perché questa è la grande domanda. E poi il secondo aspetto, quello è un aspetto di danno erariale per queste persone, perché alla fine, su base, diciamo, di certificazione provinciale, queste persone hanno sborsato dei soldi e adesso la provincia stessa, che doveva garantire loro, gli dice: ah, per poter mantenere questo diritto tu devi sborsare un'altra volta. Allora, già siamo poco, non siamo mai stati favorevoli a questa politica agricola europea, ma il problema è se la declinazione provinciale della gestione dei diritti per quanto riguarda i cittadini è questa, c'è da inorridire, c'è da inorridire. Quindi noi abbiamo presentato un'interrogazione che i miei colleghi quando lo completeranno, e proprio per intanto per dare conto di una situazione di questo tipo, ma soprattutto per mettere la provincia davanti alle proprie responsabilità e collegamento a questa interrogazione, noi tramite appunto il senatore Divina e l'onorevole Fugatti chiederemo agli esponenti sia parlamentari sia europei di presentare analoghe interrogazioni per capire dove finisce questa catena di Sant'Antonio sostanzialmente.